Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Ale Gamer e questo qui è il nostro solito appuntamento domenicale. Quello che sarà il nostro solito appuntamento domenicale, perché spero di riuscirvelo a caricare di domenica, cioè le partite, cioè la carriera col Carpi. Ho simulato a mio, diciamo, off camera fino alla partita con l'Atalanta, che sarebbe la partita di questa settimana, di questa domenica. E ci andiamo a giocare questa partita qui. Ora vi faccio vedere un po' come siamo messi in classifica. Siamo decimi. Il Milan è primo. Noi siamo decimi, in buona posizione. E poi vi faccio vedere la formazione. Ho portato un cambio. Borriello qui, Mato Sarader qui, Rafael Martigno, Merkel, Sala e Gabriel Silva, con Alonso, Zaccardo, Spolli e Balzano, con Berkic in porta. Lui, come mi ha detto Alexigno, l'ho tenuto e quindi non l'ho scambiato con Muriel. E tra l'altro mi sto ricredendo su di lui, ma mi piace molto Iheanacho. Purtroppo Borriello gioca molto bene, quindi tengo lui. Iheanacho sicuramente subentrerà a partita in corso. E poi qui tutti gli altri, Caprari mi si è infortunato, come Marrone e come Cofì, e quelle sono le stragi proprio pesanti. Allora, vediamo un po'. Dobbiamo giocare appunto contro l'Atalanta. Siamo fuori casa e quindi andiamoci a giocare questa bella partita. Vediamo un po' come va. Mettiamoci la divisa rossa. Tutto a posto, niente turnover. Partiamo con questa formazione qui. Guardate lì in alto al centro se l'avete visto, gioco esperto, e concedetemi sta cosa, dato che gioco col Carpi. Concedetemi un po' la difficoltà esperto. Poi casomai ditemi nei commenti se volete che io alzi la difficoltà, però già esperto gioco bene. Ora vedremo a queste partite qui. Non è assolutamente facile per niente. Allo Stadio Classico, Atalanta-Carpi. La telecronaca di Ale Gamer, non di Pardo, l'ho levata. E quindi partiamo subito con Dennis e Destigarribia. Kurtic, girare le parti di Bellini. Prima partita stagionale per il Carpi, con Borriello subito che riconquista il pallone. La gira dalle parti di Jacopo Sala. Subito, vabbè, Mato squigia che sbaglia tutto. Drame. Gomez, il Papu. Bravissimo Balzano a recuperare. Poi Rafael Martigno, Matos, Merkel, Jacopo Sala. Bella l'azione qui del Carpi con Gabriel Silva che aspetta Marcos Alonso. Marcos Alonso che si ferma e ricomincia. Inutile dire che a me il pareggio sta più che bene contro questa squadra. Jacopo Sala, Marcos Alonso, Borriello, Gabriel Silva se ne va. Gabriel Silva, attenzione, primo affondo della partita con Borriello, il palo subito. Subito il palo, ma mi sa che Borello era anche in fuorigioco, con Sportiello quasi battuto. Dennis, Kurtic, Bellini, Masiello. Gioca di sponde e di tiki-taka l'Atalanta contro me. Il Papu Gomez ce l'ha questo tipo di giocatore l'Atalanta, quindi li sfrutta anche molto bene. Dennis per Carmona. Allarga dalle parti di Bellini. Bellini se ne va, Jacopo Sala che recupera, molto bravo. Gabriel Silva, Rafael Martigno, Borriello, Raider Matos. Occhio a Matos, bella palla per Marcos Alonso, vediamo l'ex Fiorentina. La mette in mezzo, troppo sul portiere. Partito bene il Carpi, è partito molto bene il Carpi. Forza, forza, Raider, Matos, Matos. Bella palla per niente proprio. Carmona, Cigarini. No, anticipo regolare secco su. Che fallo è? Vediamo un po' Masiello. Mamma mia, se facciamo un gol esplode lo stadio. E Estigarribia. Però se ce lo fanno non esplode, esplode loro. Occhio. Palla che arriva fuori. Stiamo molto attenti. Io spero che a gennaio mi metto a disposizione, ragazzi, con quei soldi lì che avete visto negli episodi precedenti. Tra l'altro, mi metto il link sotto. Con quei soldi lì, a gennaio credo di comprare un portiere.
Mi metto sempre 10 milioni o 10-7 milioni. Però vorrei prendere un portiere. E il portiere che prendo mi sa che è proprio il portiere avversario che incontriamo oggi, cioè Sportiello. Poi datemi i consigli voi. Perché c'è intanto vola. Logicamente il sogno sarebbe Leno, ma Leno costerà un botto e qualcosa. Sportiello invece è già più abbordabile. Marcos Alonso, Merkel, Gabriel Silva. Borriello, gira tutto per Rider Matos. Amatos però mi sta delude proprio questo Rider. Sto pensando molto a Ienacho dietro a Borriello. Kurtic, Bellini. Carmona. Cicarini. Matos, a smentirmi subito. Bello il numero. Poi palla per Borriello. Borriello che passa. La diagonale, fermato da Masiello. Ecco Sportiello. Paletta. Cicarini. Kurtic, Dramé, gira dalle parti di Cicarini, poi il Papu Gomez, partita molto equilibrata, bravo Merkel a recuperare, palla ancora per Matos, finta, gira dalle parti ancora di Merkel, non c'è la sovrapposizione di Gabriel Silva, arriva ora il numero 34 del Carpi, che si aspetta, c'ha tutto il tempo di metterla in mezzo, alla fine Jacopo Sala. Raccoglie e la gira dalle parti di Borriello che fa sponda. Pare per Alexander Merkel. Poi arriva Jacopo Sala che sfiora il palo. Primo tiro del Carpi con Jacopo Sala. Dennis Kurtic. Sto giocando abbastanza bene, mi sto trovando bene. Però vedete che Esperto già è molto più equilibrato. Certo, gioco con una squadra già bassa e quindi già questo vi fa capire che è già esperto, potrei giocare bene. E potrei già quasi lottarmela per, spero, l'Europa League. Io, il mio obiettivo è quello. E si caripia dentro, Balzano, che liscio che ha fatto. L'ha lisciata con la testa. Perché fallo di mano? Se falli di mano devono un po' aggiustare. Mi butto alla sinistra del portiere, sì. Perkic! Para il rigore! E il Carpi rimane in partita. Scherzavo, non lo cambio più il portiere. No! Madò, come sta rischiando? Eravamo partiti bene, Marco Alonso, cosa hai fatto? Tu a Berkic, mamma mia. Tra l'altro avevo preso anche Romo, quindi il portiere ce l'aveva pure, sarebbe da provare più che altro. Ah, ci hanno eliminato dalla Coppa, comunque. Però dettagli, tutto a posto. Tanto la coppa non mi interessava, io il mio obiettivo è arrivare in Europa League. Che è molto ambizioso come obiettivo, logicamente, però ci si può provare. Che cos'è? Fallo di mano. Questo era fallo di mano, no? Quello che mi ha fischiato prima, mortacci, due, fortuna c'è Berkic. Merkel. Rafael Martigno, bella palla per Ryder Matos. Matos si ferma, la gira. Madò! A Sportiello battuto. Bologna per Monaco. Vabbè, li vediamo alla fine i risultati, eh. Tanto mo possono sempre variare. Io provo a mettere Ienacho dietro le punte, voglio vedere come gioca. Tanto Matos ha giocato. Questo ragazzo è un fenomeno, io l'ho provato insieme a Mbakoku, mi sta piacendo tanto. Ora Mbakoku per ora è in panchina. Balzano prima hai combinato una cosa che non si poteva vedere manco. Forza, 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 forza. Bella palla, bravo. Rafael Martigno, Ienacho. Se l'è allungato. Dennis. Cigarini. Ecco Dennis. Palla lunga dei parti del Papu Gomez. Che la tiene in campo, bravo Balzano, però comunque a stare. Pronto in posizione. Merkel. Para per Ienacho. Eccolo, l'ex Manchester City che cambia tutto dalle parti di Marcos Alonso. Addirittura a destra, non si sa perché. Sono saltati gli schemi. È saltato pure Marcos Alonso. Sa per questo. Comunque Cigarini gli ruba il pallone.
Kurtic. Bellini. Paletta. Marcos Alonso. In prestito su Dramé, Gomez, Cigarini, Carmona, Kurtic, Carmona, Bellini, Questi Caribbia, gira delle parti di Zaccardo, poi Spolli, il commento ragazzi lo leggo dopo, mentre faccio i cambi leggo il commento, tanto verso il 60esimo io sono solito fare i cambi, Rafael Martigno, fallo su Rafael Martigno. Borriello addirittura a metterla in mezzo. Dalle parti di Gabriel Silva non ci arriva, palla che rimane lì. Bellini riparte in solitaria. Appena la palla va fuori inizia a fare i cambi, ragazzi. D'Alessandro, lui è molto forte. Peccato che non sono riuscito a prendere la finestra estiva. Palla dentro Berkic e chiamo i cambi. Metto Mbakoku, ho due sostituzioni, quindi metto Mbakoku e metto Lollo al posto di Sala e leggo il commento. Allora, saluto Gennaro, dottor Gennaro sarebbe, Gennaro DR. Saluto Gennaro DR e grazie per il complimento, gli dico che il mio canale YouTube... lo può cercare con Stoner2765, ma mi chiamo AleGamer. YouTube mi ha dato sto tag, quindi per trovarmi prima premi, cioè scrivi quello che ti ho detto, Stoner2765. Continuiamo la telecronaca con D'Alessandro. D'Alessandro va sul fondo, mette in mezzo, c'è cioè Jacopo Sala, ancora non sono arrivate le sostituzioni. Dramé, D'Alessandro, su di lui Balzano, c'è la doppia su D'Alessandro, quindi Dramé rimane libero, gira comunque per Kurtic, Carmona, Cigarini, 70esimo minuto, bravissimo Spolli a recuperare, Rafael Martigno esagera molto proprio, poi attenzione a Bellini. Paletta. Bellini. Borriello. Ienacho. Gira dalle parti Jacopo Sala. Rafael Martigno. Ancora Jacopo Sala. Ancora Rafael Martigno. Ancora Jacopo Sala. La diagonale di Jacopo Sala. È il primo gol del Carpi. È di Jacopo Sala. 1-0 Carpi. Bella azione tra Fermartino e Jacopo Sala. E Jacopo Sala di destro a incrociare sul sportiello. 1-0. Palla che passa in mezzo alle mani. Jacopo Sala l'ha anche sostituito, tra l'altro. Quindi fa il gol e saluta. 1-0 Carpi. Masiello. Carmona. Ora teniamo il possesso del pallone. Lollo. Bella la finta di Ienacho. Bakoku. Merkel, Rafael Martigno ancora per Mbakoku, particolarmente ispirato Rafael Martigno qui. Mbakoku, sportiello. Balzano, stavolta la prende di testa. Gabriel Silva, non passa il pallone. Purtroppo Caprari è assente, mi tocca tenere Gabriel Silva che non è comunque male come esterno sinistro. Merkel molto bravo qui, Merkel l'ho reinventato come centrocampista centrale. Oddio, c'è Ienacho da solo. Si ferma. Conclude col mancino, sportiello in calcio d'angolo. Come gioca il Carpi? Sostituzione per l'Atalanta, ma noi non ce ne frega niente. Ora vedremo. È entrato Tolói per Bellini, un difensore per un altro difensore. Calcio di rigore per fallo su Zaccardo e lo farò battere a Zaccardo. Se l'è guadagnato lui, ragazzi. Ragazzi, se l'è guadagnato lui, quindi lo batterà proprio lui. Zaccardo e segna anche lui, il capitano Zaccaria Zaccardo, 2-0.
2 a 0 Carpi. Ora ditemi se la difficoltà esperto va bene o no. Però per ora è 2 a 0. Carmona non passa su Marcos Alonso. Bakoku. I bergamaschi sotto 2 a 0. Martigno. Merkel. Palla che rimane lì. Bakoku. Forza Bakoku. Forza Jerry. Palla che gira di rapper Rafael Martigno. Mamma mia, Lollo. Bravo a tenerla in campo. Bakoku poi esagera. Comunque 90° minuto. Ormai la partita è quasi nelle nostre mani. Perché io parlo prima del tempo? Allora, Berkic contro Dennis. Io stavolta rimango fermo. Clamoroso! Due rigori parati in una partita! Mamma mia! Fermo, sto ancora a giocare! Mamma mia! Due rigori parati in una partita! Signori! Signori! Giù il cappello! Giù veramente il cappello! In questo caso le cuffie, ma giù il cappello! A Berkic! Che mi ha zittito in una partita. Gli ho detto che volevo cambiare portiere. Lui mi ha zittito in una partita. Che partita! Ho fatto segnare anche Zaccardo, tra l'altro. Che partita! Sportiello non arriverà mai qui. L'Inter, la Lazio ha vinto 2-1 col Sassuolo. Il Genova ha perso 2-1 col Chievo. Frosinone-Sampdoria 1-1. E Bologna contro E. Il Bologna ha perso. Oddio, 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 oddio. Prossima partita sarà contro il Bologna. Si è ristabilito Kofi, ma io ho perso 30 anni dopo sta partita. Salviamo intanto. E vi ricordo di mettere mi piace, di commentare, di condividere questo grande episodio, questo stupendo episodio. Spero di caricarvelo oggi, se no va su lunedì. E canale YouTube AleGamer, cercandolo con il tag Stoner2765. Detto questo, vi saluto. Saluto anche lo spettatore che mi stava seguendo prima. Lo saluto e lo ringrazio ancora per il complimento che mi ha fatto prima. E lo mando direttamente sul mio canale YouTube live, che verrà caricato spero appunto oggi. Se no, arriverà su domani. Grazie a tutti per la visione, da Regamer è tutto, ciao!